battesimo civico è un modo per cercare di avvicinare i cittadini alle istituzioni, partendo chiaramente dai primi cittadini che acquisiscono quei diritti e doveri previsti dalla Costituzione, i diritti e doveri civici. Quindi partiamo dai diciottenni, ma è un messaggio che non vogliamo lanciare solo ai diciottenni, ma a tutti i cittadini, affinché possano capire che le istituzioni sono molto più vicino a loro di quello che possa sembrare e che l'avvicinamento può portare solo benefici a tutti, a un miglior funzionamento della macchina comunale, un miglior funzionamento di tutta la comunità e maggior gratificazione e soddisfazione dei cittadini. Il battesimo civico, inteso come iniziativa, quindi non quello di Brezzo di Bedolo, ha riscosso grande successo a tutti i livelli. Dalle autorità abbiamo avuto veramente tante soddisfazioni, tante attestati di stima, tant'è vero che il comune di Ponte Tresa di Ravenna Ponte Tresa ha ricevuto la medaglia del presidente Ciampi, se ricordo bene. Noi nel 2006 abbiamo ricevuto la medaglia del presidente napoletano. È in comune, chi vuole essere, mi viene arrabbiato di non averla portata qua oggi, perché comunque quella è il segno che siamo sulla strada giusta, quindi vuol dire che così abbiamo imboccato la strada giusta e così continueremo a fare. Continueremo inteso tutta la comunità, perché è importante indirizzare la comunità, chiunque sarà ad amministrare in futuro e a condurre le sorti amministrative del nostro comune. Anche quest'anno abbiamo questa risposta delle autorità con i messaggi che sono arrivati dal Presidente della Corte Costituzionale, il primo che andremo a leggere, che non ricordo che dobbiamo leggere i ragazzi. Prego Camilla. Illustre Sindaco, rispondo alla sua gentile lettera con la quale mi comunica anche quest'anno l'organizzazione della giornata sul battesimo civico dei diciottenni, che condivido pienamente nello spirito e negli obiettivi che lei si propone di raggiungere. Nell'esprimere la mia partecipazione ideale al pregevole evento, la prego di porgere ai giovani che entrano nella maggiore età, a nome dei giudici costituzionali e mio personale, i più fervidi auguri per le future prospettive di vita, di lavoro e di impegno nella società civile. Con la più viva cordialità, Francesca Miranda. Anche un testo che si intitola Che cos'è la Corte Costituzionale, che verrà distribuito a 15 anni. Se avrete voglia, io vi consiglio di leggerlo, poi vedrete voi se è così interessante. Insieme alla Carta Costituzionale, quella invece vi invito proprio caldamente a leggere. Secondo messaggio, quello del Presidente del Senato della Repubblica, che legge. Cari ragazzi, il raggiungimento della maggiore età rappresenta un momento di grande importanza nella vita di ognuno di noi. Si apre una nuova fase della vostra vita, alla quale la legge ricollega il conferimento della capacità di agire, riconosce cioè pieno valore giuridico alle azioni che da oggi mettete in atto, rendendovi a tutti gli effetti protagonisti della vita sociale e politica attraverso l'esercizio del voto come dovere civico. Vi auguro dunque di vivere con entusiasmo, ma anche con consapevolezza, questo importante passaggio della vita, così da poter diventare cittadini responsabili del vostro comune e della nostra Italia. Con un saluto affettuoso e un augurio sincero, Renato Schifani. Presidente della Camera. Allora, gentile Sindaco, ho ricevuto il suo gradito invito ad inviare un messaggio di saluto in occasione del battesimo civico che l'amministrazione del comune di Brezzo di Bedolo ha organizzato per festeggiare l'ingresso nella vita pubblica dei ragazzi che compiono 18 anni. Sono lieto di rivolgere ai giovani protagonisti i miei più fervidi auguri per il loro futuro e per esortarli ad assumere una piena consapevolezza sul ruolo attivo e responsabile che con l'acquisizione della maggiore età essi sono chiamati a svolgere nella società civile di cui fanno parte. Nel formulare i miei cordiali saluti a lei e a tutti i partecipanti, auspico il pieno successo dell'evento. Gianfranco Fini. Gentile signor Sindaco, desidero esprimere il mio vivissimo apprezzamento per questa sua iniziativa che sottolinea l'ingresso dei giovani divenuti maggiorenni nella cittadinanza attiva. È un momento di grande significato che contribuisce ad avvicinare i giovani alle istituzioni e li rende consapevoli di essere protagonisti della vita pubblica. La società civile, tutti noi, abbiamo bisogno del loro contributo, del loro entusiasmo e della loro energia. A lei, ai miei diciottenni di Brezzo di Bedolo,
e all'intera comunità il mio augurio sincero di un futuro pieno di soddisfazioni. Con vive cordialità, Simonetta Vaccari. Cari ragazzi e care ragazze, mi unisco idealmente alla festa organizzata in vostro onore per il raggiungimento della maggiore età. Il compimento del 18° anno d'età è una scadenza che rimanda ad un ingresso da protagonisti nella vita sociale e richiama a mettere a servizio della comunità civile tutte le vostre capacità, la vostra creatività e le vostre intuizioni. Siete voi così ricchi di talenti e di energie e soprattutto portatori di grandi ideali e di ambiziosi progetti a testimoniarci la forza e il valore della libertà, che è il fondamento della nostra convivenza. La libertà è infatti la scintilla che può mettere in moto e continuamente alimentare la passione di conoscere e di intraprendere, la voglia di rischiare e di investire tutto in ciò che si crede, il coraggio di costruire il nuovo. Il conseguimento della maggiore età comporta la presa di coscienza dei diritti e dei doveri che spettano a chi, come voi, diventa cittadino a pieno titolo, richiama un altro fattore senza il quale non esiste vera libertà. È la responsabilità, cioè la consapevolezza che ciascuno di noi può svolgere un compito unico ed insostituibile all'interno della società e che quindi è chiamato a coinvolgersi personalmente nella risposta ai bisogni propri e altrui e nella costruzione del bene comune. Il governo lombardo guarda a voi giovani come interlocutori privilegiati delle politiche regionali e come un capitale prezioso per la crescita del territorio lombardo. Desidero perciò che voi guardiate la Regione come un'istituzione che vi è alleata nell'impegno a rispondere ai vostri bisogni e a dar corso alle vostre istanze. Concretamente questo significa facilitarvi l'accesso ad un sistema formativo qualificato, ad un orientamento per costruire il percorso professionale al meglio. Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia.